E allora, come sempre, apriamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni, oggi un grandissimo della musica italiana. Bentornati cari telespettatori all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dei pesci nasceva un cantautore, polistrumentista, innamorato del jazz ma ammaliato dalla lirica. Nel 1943 a Bologna nasceva Lucio Dalla, figlio del bolognese Giuseppe Dalla e di Iole Melotti. Nel 1950 il padre muore per un tumore e la madre decide di istruirlo presso il collegio vescovile Pio X di Treviso, dove trascorre le scuole elementari iniziando ad esibirsi in piccole recite scolastiche. Suo zio Ario Dante Dalla è stato un cantante melodico molto popolare negli anni 40 e 50. Pronato dallo zio, Lucio Dalla impara la fisarmonica. Comunque il grande amore verso suo papà, Lucio Dalla lo ricorda così, nel brano, nel testo, come profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani. Mentre invece della mamma Iole diceva questo: mia madre sospettava che fossi un genio, anche per questo mi lasciò partire a 15 anni per Roma. A scuola invece andavo molto male, preferivo andare in giro a suonare. A 17 anni ero già a Roma a fare tanta bella musica. Tornato a Bologna, adolescente, si appassiona alla musica jazz. Per il suo 10° compleanno gli viene regalato un clarinetto. Così il giovane Lucio, da assoluto autodidatta, impara a suonare lo strumento. In qualità di clarinettista diviene membro di un complesso jazz bolognese, di cui fa parte anche il regista Pupi Avati. Sempre a quel periodo risale l'incontro con Chet Baker, leggendario trombettista statunitense. Già grande e virtuoso del clarinetto, viene invitato spesse volte a suonare con questo grande trombettista statunitense che in quel periodo viveva a Bologna. Nel 1964, a 21 anni, incide il suo primo 45 giri, Lei non è per me. Il suo esordio nel cantagiro è veramente traumatico. Durante le esibizioni con questo brano, Lei non è per me, pensate, Dalla è oggetto di lanci di ortaggi ed errate alimentari. Lucio in ogni modo si mostrò veramente un duro e non si lasciò abbattere. Nel 1971 riprova a partecipare al Festival di Sanremo con il brano 4-3-1943 che si aggiudica al terzo posto. Il brano ottiene un successo notevole che gli permette di essere sulla hit parade per tantissime settimane. Lucio Dalla dichiarò questo su questo brano: ebbi subito la sensazione di aver fatto qualcosa di veramente grosso. Mi commuovevo e per 2 anni mi sono sempre commosso ogni volta che la cantavo. Poi cominciai a cantarla in pubblico, da Bolzano a Palermo. Era uno scatenarsi di manifestazioni e di consenso. Nel 1972 è ancora il momento di Sanremo, con un brano commovente Piazza Grande, scritto insieme al grande Ron. Un altro singolo scritto da Ron, che vendette, pensate, 1.500.000 copie in Italia, fu Attenti al lupo. Il 2003 è un altro anno chiave per Lucio Dalla. Decide di inoltrarsi nella musica lirica, inscenando e componendo la sua Tosca, Amore disperato, tratta dal capolavoro di Giacomo Puccini. Dallo spettacolo ha poi estrapolato e interpretato anche l'omonimo brano Amore disperato, con la partecipazione di Mina, che canta gran parte del testo. Il 29 febbraio in Svizzera tiene il suo ultimo concerto nell'Auditorium Stravinsky Concert Hall. Lucio Dalla muore improvvisamente per un infarto il 1 marzo 2012. Lascia un'eredità stimata di oltre 100 milioni di euro.
E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Vi do un grande, grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!